HP LaserJet P3005 è una stampante laser in bianco e nero pensata per i gruppi di lavoro nell'ambito della piccola e media impresa grazie alle opzioni di connessione in rete. Si rivolge dunque a quei settori professionali che producono grandi quantità di documenti come quello amministrativo o quello giuridico. Offre prestazioni elevate, qualità di stampa e facilità di gestione. Stampa in formato A4 fino a 33 pagine al minuto con una risoluzione fino a 1200 dpi grazie alla tecnologia HP ProRes e impiega meno di 10 secondi per stampare la prima pagina, anche dalla modalità risparmio energia, grazie alla tecnologia HP Instant On. Dietro a queste prestazioni c'è un processore di stampa Motorola ColdFire V5 a 400 MHz, mentre i 48 MB di RAM, espandibili a 320 MB, permettono di gestire operazioni più complesse e di tornare più rapidamente al proprio lavoro, perché l'applicazione non perde tempo a seguire la stampa. Come opzione si può installare anche un disco rigido. La capacità d'alimentazione standard è di 600 fogli grazie ai due vassoi, uno multifunzione da 100 fogli che accetta carta di elevata grammatura e poi un secondo vassoio d'alimentazione da 500 fogli, ma tramite un terzo vassoio, oppure questo da 500 fogli, si può portare la capacità d'alimentazione di questa stampante fino ai 1100 fogli complessivi. In uscita invece c'è un vassoio di raccolta da 250 fogli e un vassoio posteriore da 100 fogli. La stampa fronte e retro è supportata in manuale direttamente dal driver della stampante, mentre è automatica sui modelli che dispongono di modulo duplexer. Efficienza garantita dai consumabili originali HP che sono stati studiati per interagire al meglio con il sistema di stampa, mantenendo pienamente funzionale questa stampante. Il toner fornito di serie ha una resa media nell'intorno delle 6500 pagine stampate, ma è disponibile anche una versione ad alta capacità con resa di circa 13.000 pagine. In particolare, la tecnologia di stampa intelligente HP Smart, attraverso l'interazione tra cartuccia e stampante, consente di ottenere informazioni in tempo reale sui livelli di utilizzo del toner, semplificando così la manutenzione. Lo stato del toner può essere verificato anche attraverso l'utilità HP Easy Printer Care, oppure tramite HP Webjet Admin, se la stampante ha l'opzione di connessione in rete. E sempre tramite HP Easy Printer Care, il System Administrator dell'azienda può ordinare per tempo, con pochi clic e attraverso internet, i consumabili originali di ricambio, per evitare tempi di fermo alla stampante. Facilità dunque di gestione sia in locale tramite il pannello di controllo con display grafico a due righe di testo che in remoto collegandosi via browser web al server di stampa integrato Jet Direct e alla pagina HP Webjet Admin. Sul pannello di controllo trovano posto anche i pulsanti per interrompere o cancellare lavori di stampa indesiderati, così da risparmiare toner e carta. Di HP LaserJet P3005 esistono 5 versioni. La versione standard, siglata semplicemente 3005, non ha connessione di rete ed è priva di modulo per la stampa fronte e retro automatica. Le versioni siglate 3005D, 3005DN e 3005X dispongono invece di stampa fronte e retro automatica che, badate bene, non può essere aggiunta come opzione ai modelli che invece ne sono privi di serie. Le versioni 3005N, 3005DN e 3005X hanno anche la connessione di rete. Infine, il solo modello 3005X, il top di gamma, lo vedete inquadrato in questa immagine oltre che al mio fianco, ha pure il vassoio d'alimentazione supplementare da 500 fogli, che è opzionale per tutte le altre versioni. Nella confezione, oltre alla stampante, trovate i cavi di collegamento, il software e la guida all'installazione. La stampante viene fornita con driver di stampa per linguaggi HP PCL5, HP PCL6 ed emulazione HP PostScript livello 3. È compatibile sia con PC che con Mac e con tutti i sistemi operativi più diffusi. HP LaserJet P3005 può essere collegata ad un computer tramite porta USB ad alta velocità o connessione di rete opzionale. La garanzia di serie è di un anno, ma può essere estesa a 3 pagando un supplemento.